sembra che lei sia interessata, giusto? Sì, sì. Sì, sì, per cui adesso poi facciamo fare le copie delle chiavi, insomma. Il progetto nasce da una idea dell'ex assessore Milena Naldi, finalizzato all'inclusione della popolazione straniera, e da un suo contatto con l'università e con la facoltà di agraria. Via Gandusio è stata scelta perché è uno dei pochi immobili pubblici che ha il tetto a terrazzo. Il gruppo del professor Gianquinto di orticoltura della Facoltà di Agraria di Bologna ha sviluppato nel corso degli ultimi 15 anni diversi orti idroponici in giro per il mondo, in particolare in zone in via di sviluppo, mentre qui proponiamo produzione, autoproduzione, sostanzialmente soluzioni di autoproduzione. Abbiamo della pomice alla base della bottiglia che ci serve per drenare e della fibra di cocco. L'orto idroponico non è altro che un orto fuori terra, una coltivazione fuori terra che utilizza quindi substrati vari come può essere la fibra di cocco, l'agriperlite, eccetera. Che fungono però proprio solo esclusivamente da substrato, da sostegno. Useremo la rete come struttura di supporto. Sto sistemando delle bottiglie di plastica con dentro delle piantine di melanzane e pomodori. C'è un tubino che va ad un tubo di drenaggio che riporta la soluzione in eccesso alla vasca. Stefano, ti do un attimo, vediamo un attimo. Questo è il tubo dell'irrigazione. Comunque gli orti urbani sono una delle frontiere che il Comune di Bologna sta percorrendo in questo periodo, anche come settore ambiente e come volontà di sperimentare nuove modalità di contatto di agricoltura a chilometro zero, nuove modalità anche di vivere la città in modo diverso di quello fatto finora. La cosa a me è piaciuta molto come idea, come anche come passatempo. Visto che qua adesso si farà tutta questa parte di orto, si può mettere anche insomma delle cose così. Così insegnate anche agli altri condomini, fate assaggiare qualche sì, piatto nuovo, che ci sono delle signore interessate. Questa pompa prende sull'acqua, la fa passare da questo tubo e ogni piantina ha il suo innaffiatoio e viene giù a goccia per 20 minuti. Dal terreno normalmente la pianta prende cibo, nutrienti, l'acqua che serve per la crescita della pianta e sostegno. I concimi li mettiamo? Mettiamo dei fertilizzanti idrosolubili che si sciolgono nell'acqua e che servono per dare da mangiare alla pianta.
qua il ciclo è chiuso e tutto quanto viene recuperato. Guarda, io vengo solo a vedere se l'acqua arriva alle piante, ma loro tutto il lavoro fanno tutte da sole comunque. Poi l'orto ce l'hai in casa, ancora più bello. Sì, sì, perché il sistema è semplice, basta poi controllare che le piante funzionano, che ci sono. Solo quello! Là. Quando sono cotte, se c'è una zucchina, io la metto, che guarda, viene una pancata. Un dado, l'olio, il basilico e poi... Lei sì, io no. All'inizio non c'era nessuno. Adesso qualche inquilino ha cominciato, già da 3 o 4, e si spera che più avanti ce ne sia altri 3 o 4, per cui... Comunque un piccolo gruppo di persone si è costituito intorno a questo oggetto che è l'orto, e il fatto che il Ceris abbia curato insieme a loro comunque la stesura di un regolamento, il fatto che appunto le persone attorno a questa cosa di un accordo possano condividere i prodotti dell'orto, ma non solo, anche la cura, penso che insomma sia il punto di partenza, e poi insomma è una scommessa, si vedrà. Questa insomma, è la nostra proposta, poi si può aggiungere così si sa esattamente chi partecipa, chi ha le chiavi, in modo che insomma, ci sia anche un attimo di controllo, il gruppo che ci lavora, gestisce l'orto. E qua poi ci sono anche un po' alcune indicazioni per mantenere l'orto, per cui come curarlo, cosa bisogna fare tutti i giorni, la settimana, cosa bisogna fare se si rompe qualcosa, insomma. Mm-hmm. Che bel lavoro che avete fatto! Sì. Che profumo! La roba, la prima che abbiamo raccolto, devo dire che ha un sapore ottimo. La cosa ci è piaciuta molto, ci sembra venuta bene, ci sembra sì. Che è stata faticosissima per l'anno. Però ci sembra venuta bene, l'intenzione di riprodurla c'è, va fatta una valutazione molto più accurata sui contesti sociali in cui proporre un'attività di questo genere.